Ed eccoci qua, intanto è arrivato il buon Fausto. Allora, prima di partire con la live, ricordo a tutti di iscriversi al canale, attivare la campanella, seguirci su tutti i nostri social che trovate giù in descrizione. In descrizione trovate anche il link al mio canale Luigi4P, al quale come sempre vi chiedo di iscrivervi numerosi. Inoltre, chi volesse entrare nel nostro gruppo WhatsApp, basta che mi scriva una mail a interforpassion@intercons.eu e io appena la leggo vi inserisco, come se non ci fosse un domani, nemmeno un dopodomani e neanche un futuro certo. Ogni riferimento su questo canale non è puramente casuale, come sempre vige l'anarchia for passion, ma soprattutto a 11 punti dalla vetta. Aspetta, no, 14 e 11. Allora, no, aspetta, lo capisci il ragionamento. Sono 14 punti di distacco da quelli, ma ce 7, mancano, anzi. Ma ce ne mancano, sì, beh, lo stai contando il derby. 7 che per derby, scusa. ce ne mancano 11 ne mancano 11 per vincere sto scudetto, sempre punto citando il nostro amico Greg. Vi ricordo che lo era ieri, lo sarà domani e lo è in questo presente. Il Milan è una squadra di ataviche incommensurabili. Vai di sigla e poi partiamo con la live. Allora, saluti dritto e poi iniziamo. Salutiamo StreamYard, sempre presente con noi StreamYard. Il nostro amico Cristian, ciao Cristian. Rango Tazio, ciao Rango. Ciao Fabrizio, la nostra capa Stefi, il mio compaesano Livio, Luciana, ciao Luciana. E poi man mano che scrivete vi saluto tutti quanti. Allora, vi dico la mia sulla partita, punto ne mancano soltanto 11 e poi cominciamo a festeggiare. Io ho come l'impressione che le pippe non vogliono arrivare a quello che sarà, cioè il 22 aprile, quindi secondo me qualche punto lo perdono per strada in queste due partite. Avranno Lecce e Sassuolo, se non vado errato, perché sapete che non seguo il calcio minore, quindi mi interessa poco, però credo che perderanno qualche punto proprio per evitare il fatal danno di perdere, di farci vincere lo scudetto in casa loro, e quindi cioè, vedere uno stadio
San Siro praticamente deserto, perché poi c'hanno loro la gestione dei biglietti e figurati se i milanisti si presenteranno allo stadio in quella partita là. Detto questo, torniamo alla partita di stasera. Partita come avevamo preannunciato, li abbiamo asfaltati. Era ovvio che eravamo stanchi nelle partite pre-sosta. E oggi abbiamo visto un Inter diverso, abbiamo visto la solita Inter, l'Inter che gioca, l'Inter che fa girare la palla, che tiene il possesso, che gestisce il risultato, che è pericolosa quando deve essere pericolosa. Che peccato, manca di cinismo sotto porta. Guarda, io, cioè, nonostante ciò abbiamo non so quanti gol fatti, no? Ma se avessimo avuto il cinismo sotto porta, il campionato l'avremmo chiuso a ottobre, credo. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Detto ciò, passo subito la parola a Vincenzo, che ci fa l'analisi della partita, e poi a seguire tutti quanti. Vai, Vincent. Non lo sento, Vincenzo. Allora, signori, un saluto a tutti, buonasera a tutti. Un cin cin, salutiamo la capolista e i nostri, e soprattutto un saluto al Milan, che ci sta proprio col fiato sul collo. Oramai sono lì, sono arrivati a meno 14, sono arrivati per andare a fare in culo, ma sono comunque arrivati. E niente, signori, io intanto faccio i complimenti all'Empoli, che è venuto a fare una partita di tutto rispetto, cercando di crearci problemi. Non ci hanno creato chissà quali grossi problemi, ma qualche fastidio senza dubbio, e hanno cercato di fare la loro partita fino in fondo e senza troppa paura ci hanno cercato di fare i punti, anche un pareggetto, no? Ci hanno provato. Noi, che potevamo strachiudere la partita già al primo tempo, se non ci complichiamo la vita mangiandoci quantità di gol inusitate, non siamo contenti. Lautaro e Thuram anche quest'oggi hanno lasciato molto a desiderare in fase conclusiva, ma è un momento in cui i nostri attaccanti stanno veramente facendoci lecca, e capita, noi siamo abituati con Lautaro che c'era sti momenti, ma non vi preoccupate, si riprenderanno per il derby, a prescindere che avremmo già o meno vinto il campionato. E comunque, al di là dei fastidi che ci ha dato l'Empoli, al di là della nostra inefficienza sotto porta, comunque è stata una partita mai in discussione. Di fatto non c'è nulla da dire da questo punto di vista, e non so come potevano immaginare i milanisti nel dire che l'Empoli ci avrebbe rallentato e che ci avrebbero recuperato punti, no? Sulla base di cosa fanno questi ragionamenti, non si sa, che noi finché avevamo ancora la Champions pure, ma adesso abbiamo solo il campionato, per cui la squadra era un filino stanca, ma dalla prossima partita è una volta a settimana, avremo tutto il tempo di riposare, quindi non vedo veramente come, tecnicamente parlando. Quindi è ovvio, io fossi in loro, per evitare figure di merda al derby ne perderei almeno un paio per stare in sicurezza. Così il campionato lo chiudono prima, e anche dovendo perdere il derby possono sempre dire: ma a campo della Fido non ce ne fregava niente. Se no, se gli andiamo ad alzare lo scritto in faccia, è inutile che incominciano già adesso a dire: ma se vinciamo l'Europa, a parte la devi vincere, non è che è detto, a parte che esce con la Roma, a parte che esci con la Roma, diciamo, però a parte che, cioè, diamo per scontato che voi vinciate, eccetera, sminuisce lo scritto, intanto vincila, poi dopo ne riparliamo. Intanto per dirne una, e anche perché, oddio, contro quella Roma che ho visto oggi, onestamente non sarà complicato per il Milan passare, ma non credo che sia la Roma che incontreranno. Quando è che giocano, sta settimana o la prossima, tra l'altro? Prima di noi. 13 aprile, mi sembra. Giocano prima... Giocano prima di giocare con noi e dopo che giocano con noi. Quindi siamo proprio in mezzo, quindi sono una partita fatta per massacrare di botte.
Per questo ti dico, escono pure dall'Europa. Cioè, perché... Vabbè, andiamo avanti. Si è bloccato Vincenzo. Vincenzo, se ci sei, batti un colpo. È emozionato. Vincenzo, ci sei, batti solamente. Passerei intanto la parola a Scorpione, poi dopo eventualmente riprende Vincenzo. Vai, Scorpio. Dai, è emozionato Vincenzo. Allora, intanto, eccomi qua, mi sono ripreso. Ah, sei ripreso. Mi sono ripreso, eccomi. Hai battuto? Ovviamente in queste due settimane con la nazionale Internet non mi ha mai creato problemi. L'inizio al campionato, ovvio che rompe coglioni, ci mancherebbe anche altro. Comunque, detto per chiudere il discorso, Marotta lì per forza di cose, per chiudere il discorso, due paroline, una sul Napoli che hanno scassato la minchia queste due settimane con sto fatto di Acerbi, triturati i coglioni finemente, proprio l'hanno fatti tipo basilico tritato fino, tipo pesto, tipo pesto l'hanno fatto i coglioni, per poi andare a prendere tre pappine, ma fossero solo le tre pappine, hanno fatto una partita di merda, e Juan Jesus peggiore in campo, quindi questo è proprio il karma, ed facessero meno le pagliacciate, pensassero di più al campo, perché è una squadra che fa ridere, una società che fa non manco più ridere, fa piangere, ma a me non mi dispiaceva avere i napoletani, ma siccome sono pagliacci come loro presidente, la loro società, non mi dispiaceva manco più per loro. La Juve, che cazzo dire, la Juve ancora rido pensando che c'è gente che dice la Juve vince lo scudetto, la Juve tutto punto. Punto. Questi sono pericolosi, Allegri non perda, questi non muoiono mai, cazzo, manco con la Pasqua sono resuscitati, manco con la Pasqua, niente, manco quello, e io sinceramente non seguo la Juve per i risultati della Juve, perché ovviamente mi è una squadra che mi fa ridere, cioè, è un godimento continuo. Detto questo, niente, ovviamente, ripeto, per noi il campionato è una questione solamente di data, perché non vedo come ci possa essere chi ci possa rompere i coglioni. Derby. Non lo so, vediamo se è il derby. Detto questo, passo la pavolina, anzi, comunque buona Pasqua e buona Pasquetta fatta. Buona Pasquetta. Abbiamo festeggiato nel migliore dei modi la Pasquetta, diciamo, con un bel proprio sì. Vai, Scorpions! Allora, intanto, buona Pasqua a tutti. E spero che dentro all'uovo avete trovato il tricolore, almeno così per essere chiari. Magari a qualcuno troverà, vedi, le cose utili dell'uovo di Pasqua dell'Inter, vedi? Io questo trovo, Il portachiavi c'era. Io trovo questo, uno scaldacollo comodissimo. Le uova, ecco qua i miei doni delle uova. Sì. Aspettate, adesso... Il mio vecchio, però. È la calza dell'Inter. E la calza lì, sì, ce l'ho da qualche parte. Erano buoni. Vabbè, detto questo, allora, un Inter che pronti via, ha sbloccato subito la partita, era una partita comunque tosta, difficile, perché loro comunque, volente o nolente, hanno fatto pochi tiri in porta, ma erano sempre lì a cercare il pareggio. Diciamo che nel primo tempo hanno avuto qualche occasione da lontano, ma poca roba. L'Inter ha gestito bene l'1-0, il secondo tempo sempre in gestione. Nel secondo tempo hanno fatto mezzo tiro in porta, non è che mi ricordo parate di Audero, clean sheet, entra Sanchez per Lautaro. Secondo me Lautaro ha rosicato male, perché entra Sanchez, prima palla che tocca segna, insomma, noi siamo contenti. 2-0, una partita che era vitale vincere, visto che le pippe hanno vinto, diciamo, in scioltezza con la Fiorentina, e siamo a 14 punti. Aspettiamo lunedì
di giocare a Udine, altro campo non semplice, però questa Inter può tranquillamente battere Udinese e Cagliari in un boccone e aspettando il derby. Vai. Vai, vai. Ok, buonasera a tutti. Allora, sì, sono io. Servivano i tre punti sono arrivati e quindi questo dovevamo fare, dovevamo riprendere la marcia di avvicinamento per questo scudetto. Come giustamente diceva anche Luigi, mancano 11 punti teoricamente alla matematica per l'undicesimo scudetto. Qualcun altro, tipo il nonno, diceva no, ne manca qualcosina in meno. Detto questo, 11 punti va benissimo, 14 punti di distacco sulla seconda, che stranamente in questa settimana hanno iniziato, insomma, a dire che 14 punti di differenza non li hanno mai visti, perché loro erano al nostro livello. Poi guardi bene, preciso, il tabellino tra gol fase e gol subito e ti rendi conto che forse 14 punti di distacco sono veramente pochi, ma pochi veramente per la squadra che abbiamo. Siamo una squadra fortissima, in Italia possiamo ancora per qualche anno dire la nostra, in Europa ci stiamo piano piano lavorando, insomma, per arrivare al top. Ringraziamo Zhang, che pur non presente fisicamente è comunque sempre attivo con Marotta e con la dirigenza, e che ci sta facendo vivere questi 5 anni, tra l'altro, in maniera molto molto positiva, no? Si leggeva durante il durante la pausa nazionale, Octri, questo, quest'altro. In realtà nulla di tutto questo può ormai scalfirci. Stiamo lì alla meta, la seconda stella è quasi vicina, e cerchiamo in qualche modo, anche non al derby, ma forse anche prima, cerchiamo di anticiparla, di vincerla. Poi qualcuno dice, però io vorrei battere il record. Sinceramente io record non ne vorrei battere, vorrei vincere tranquillamente in scioltezza la seconda stella, e questo credo che sia l'auspicio di tutti i tifosi. Detto questo, un applauso ai ragazzi che oggi si sono ripresi, insomma, anche dalle fatiche della settimana scorsa. Quanto riguarda quello che è successo in settimana con Acerbi, personalmente io penso che avremmo dovuto difendere maggiormente Acerbi, quantomeno un po' tutti avremmo dovuto fare quadrato attorno ad Acerbi, per una questione anche di appartenenza a questi colori, a questa maglia. Detto questo, se tutto il teatrino messo in piedi da Precis, credo sia stato anche frutto di una decisione, il fatto che Zielinski va via a zero e viene all'Inter, credo che abbia anche influito questo. Per il resto siamo in classifica, 79 punti, se le vinciamo tutte arriviamo a 105, quegli altri intanto ci devono ancora seguire, e occhio, perché tutto può succedere dalla seconda posizione in poi, ma quello non è un problema nostro. La nostra cosa è capire se vincere ad aprire il derby, metà aprile il derby, o se vincerlo qualche settimana prima, insomma, qualche giorno prima. Un mese che non siano gli attaccanti, ma prima o poi si sbloccano. Detto questo, parola a Cocis. Ok, grazie Fausto, buonasera a tutti, buone feste fatte a tutti. Niente che dire, l'Inter ritornava in campo dopo la sosta nazionale, mancavano alcuni giocatori sia in panchina che in squadra, sappiamo chi. E niente, partita che sinceramente l'ho vissuta tranquillo, perché ero sicuro che l'Inter avrebbe fatto un'ottima partita. Infatti i ragazzi hanno iniziato a macinare buon gioco, nonostante tutto che l'Empoli è stata un'ottima squadra, ha giocato bene, però sinceramente mai pericolosa così da preoccuparci. Noi abbiamo sbloccato subito la partita, poi abbiamo un attimino gestita, come si può dire, un po' la partita, però abbiamo iniziato da 4-5 anche questa, che ci siamo mangiati tanti gol, due pali, insomma,
cose ci sono state, quindi voglio dire, partita tutto sommato tranquilla, cioè che non passa certamente per una partita più difficile o una delle più belle dell'Inter, una delle tante che l'Inter ha fatto in questo campionato, che ovviamente andiamo a vincere sicuramente tranquillamente, perché oramai, voglio dire, non ci credono nemmeno chi è seconda, no? Perché se nel derby si vendono i biglietti a noi interisti, voglio dire, ma che molti di loro non credono più a niente, al di là di quelle cazzate che si sentono dire da alcuni di loro, le tabelle, oppure che è più importante la roba lì, che cioè stanno rotigando, magari nel derby sbatte gli in faccia anche la vittoria del tricolore, sarebbe una cosa stupenda. Preoccupato di cosa? Di niente, preoccupato magari, che ne so, vogliamo fare una battuta, preoccupato perché gli attaccanti non segnano, come dice Passo, beh, voglio dire, ma mi viene da ridere, perché non è che abbiamo il Milan veramente alle costo, perché altrimenti sarebbe tragico, no? Che anche noi dell'Inter, che siamo Inter, pensiamo una cosa del genere, perché quelli magari te lo fanno credere, perché si mettono in giornalai, alcune tifoserie a menarci, no? Abbiamo visto il caso Acerbi, come è stato trattato, un caso che si sapeva dall'inizio, l'abbiamo detto anche qui e da Vincenzo in tutte le salse, no? Come andava a finire, ed è finita così. Bene ha fatto la società Inter a non parlarne, noi tifosi, mi spiace contraddire Fausto, ma abbiamo difeso a spada tratta il nostro Acerbi in tutti i social, ognuno di noi nel suo piccolo l'ha fatto, quindi voglio dire, passo problema anche quello. Niente ragazzi, noi dobbiamo giocarci queste due partite a Udine, che secondo me, dico la verità, a Udine, proprio perché l'Udinese e il Cagliari sono squadre che stanno lì in fondo alla classifica, magari vedo più difficile quello che il derby, perché il derby non mi fa né caldo né freddo, perché magari possiamo vincere anche prima lo scudetto, anche un giorno dopo, non è cambia i record, non record, ok? Se vengono va bene, ma se non vengono, tutto ok. Per quanto riguarda la squadra, sono d'accordo con Vincenzo che dopo questa partita abbiamo una settimana veramente, anche senza le nazionali, di riposo, lì recuperiamo tutta la squadra, quindi chi ci può fermare? Nessuno, tranne noi sei, sì, nessuno. Per quanto riguarda la squadra che è stata messa quest'anno, fatta da quest'anno dai nostri dirigenti con la società e mister, voglio dire, è una squadra che poteva e doveva dire la sua anche in Europa, perché siamo forti anche in Europa. Abbiamo preso la squadra, abbiamo detto, quella che non dovevamo prendere, quindi voglio dire, anche lì siamo tranquilli. Quindi ragazzi, io dico, siamo sereni, abbiamo passato una Pasqua bellissima, e a chi deve rosicare sono gli altri, quindi passo la parola al nonno e mi aspetto i 5 minuti, 27 minuti del nonno. Perfetto, sigla e poi ci 18 minuti del nonno di insulti. Oh, buonasera ragazzi, buonasera a tutti, un Inter all'inglese come ho detto da Vincenzo, abbiamo fatto questi 3 punti con tranquillità perché un gol al primo tempo, un gol al secondo tempo, abbiamo vinto 2-0, abbiamo fatto cancellato tutte le chiacchiere che sono state in questi 14 giorni in cui hanno attaccato l'Inter in tutte le maniere, prima Zhang personalmente, poi Okotri, poi Acerbi con il fattaccio, con Juan Jesus che insisteva sulla sua tesi, purtroppo per lui, perché non per noi ovviamente, non aveva prove, e ad Acerbi è stato giustamente assolto, e abbiamo avuto comunque attacchi, gente che dava già 10 giornate ad Acerbi senza avere uno straccio di prova, gente che credeva solo a Juan Jesus, gente che e ha detto che l'Inter era fallita ormai, che praticamente questo scudetto sarebbe stato vinto dal Milan perché noi
non riusciamo a iscriverci al campionato in quanto l'Inter aveva 800 miliardi di debiti. E stavo detto di tutto in questi 15 giorni di nazionale, infatti non vedevo l'ora che finisse questa nazionale proprio per questa cosa, perché danno fiato a certe persone che non dovrebbero parlare e purtroppo parlano e creano danni per loro, perché poi alla fine il campo che dice 2-0, vittoria strameritata, un Inter al minimo che comunque vince con due gol di scarto, ennesimo clean sheet, se non sbaglio il 21esimo clean sheet di Serie A, e credo che sia un record per il campionato a 38 20 squadre con 38 partite, differenza reti mostruosa, se non sbaglio sono a 59, siamo se non sbaglio, comunque vabbè ragazzi, stiamo non dominando il campionato, stiamo proprio stracciando questo campionato. Dei record non me ne importa niente, però fino ad oggi l'Inter ha stracciato il campionato. La seconda sta a 14, la terza sta a 20, la quarta sta a 22. Siamo già in Champions League a 8 partite dalla fine del campionato e saremo campioni d'Italia fra poche domeniche, penso due, perché il Milan non avrà il coraggio di affrontare noi con la possibilità di farci vincere il campionato proprio in casa del Milan, quindi credo che ce lo faccia vincere prima, così loro sono più rilassati, noi siamo più rilassati e magari tenteranno di tutto per portare un pari, che sarebbe un grande risultato per loro, perché loro vengono da 5 derby persi, quindi da un nulla strutturato da parte del Milan, che adesso si sono inventati anche la favola che la Champions League è meglio della seconda stella. Vabbè, no, sono l'Europa League. L'Europa League, sì, sì, l'Europa League è meglio della seconda stella. Loro sono fatti così, sono rosiconi, lo sono sempre stati. Vi ricordate il dito medio nel 2006? Vi ricordate il pullman con Ibrahimovic che insultava Mkhitaryan? Vi ricordate tutte quelle cose? Sì, il dito medio era di Ambrosini del 2006. Il 2007, anzi, una Coppa dei Campioni, oltretutto che loro non dovevano manco partecipare, perché erano stati comunque coinvolti in Calciopoli e fatti andare in Champions League con una regola assurda, giusto perché Petrucconi era presidente del Consiglio, pace all'anima sua, perché in teoria non dovevano essere proprio qualificati, in quanto avevano... era stato dimostrato che loro avevano preso dei punti di penalizzazione a causa di comportamenti illeciti nel nostro campionato. Comunque, a parte questo, loro vivono nell'inferiorità nella stracittadina. Perché vivono? Perché loro hanno vissuto negli anni 80, ed io c'ero, una cosa pazzesca, ragazzi, che loro hanno vinto l'anno prima il campionato. L'anno dopo sono retrocessi, quindicesimi, e noi abbiamo vinto lo scudetto. Cioè l'anno in cui noi alzavamo lo scudetto, loro andavano in Serie B, pur avendolo vinta l'anno prima. Quindi è stata l'unica squadra che, avendo vinto l'anno prima, l'anno dopo è andata in Serie B. Nessuna squadra aveva vinto lo scudetto e l'anno dopo è andata in Serie B. E oltretutto, nel quell'anno, i loro odiati cugini vincevano il campionato, quindi l'Inter vinceva il campionato, loro andavano in Serie B avendo vinto la volta precedente. Grandissimi, io ringrazio i milanisti di esistere, perché glielo rinfaccerò sempre questa cosa, altro che le Champions che hanno vinto. Loro sono stati in Serie B dopo aver vinto uno scudetto, è lo stesso anno in cui andavano in Serie B noi vinciamo lo scudetto, ricordatevelo sempre, cugini amati. Un abbraccio dal nonno. Wow, era precisamente il 79-80. Ciao Rita. Ciao ragazzi. Ciao Rita. Mentre ci abbraccia il nonno, mentre ci abbraccia il nonno, abbiamo un fiore tra i fiori. Wow, fantastico. Aspettate, ce l'ho anche davanti, guarda. Rose tra le rose. Rose per te. No, è una piantina che mi sono comprata da sola. Diamo lo spasimante. Abbiamo le spine. No, no,
è una piantina che mi sono comprata da sola. È una piantina che si è comprata da sola. Vabbè, Rita, ci racconti la partita, come l'hai vista? Allora, in TV. Diciamo che li ho visti una bella partita. L'unico problema è che secondo me, come al solito, stavamo di nuovo cadendo nel tunnel di non chiuderla e quindi di non fare questo secondo gol, no? Se proprio devo trovare la nota stonata. Poi l'Empoli sembrava che stesse facendo la partita della vita, come al solito, contro di noi, sembra proprio che si saltano. E guardavo le statistiche del primo tempo, praticamente cioè, avevano più tiri di noi, cioè cose mai viste ormai nelle ultime partite, no? A come siamo abituati che ormai noi facciamo sempre molto più dei nostri avversari. Devo dire che secondo me l'Empoli ha fatto una buona partita, ovviamente noi siamo superiori e l'abbiamo dimostrato. E se devo trovare qualche difetto, sugli attaccanti non ho da dire nulla di che, non hanno segnato, Lautaro l'ho visto un po' giustamente scazzato, ma non per il cambio, questa cosa l'hanno ridetta anche le interviste, ma ovviamente perché chiaramente voleva segnare ci sta, no? Cioè, è comprensibile come cosa. Ovviamente faranno, visto già avvisando, una polemica sul fatto che uno, Lautaro non ha segnato, due, teneva la faccia triste. Secondo me faranno queste polemiche ovviamente sterili come ogni settimana, e dicono che c'era il fuorigioco sul gol, quindi preparatevi anche questo. E il film è già partito. Esatto. E detto ciò, ovviamente siamo superiori. Preferirei che le partite si chiudessero prima. Oltre ovviamente che a fare, secondo me, ovviamente migliore in campo, secondo me Bastoni grandissima partita, anche Bastoni secondo me non voleva uscire, infatti c'è stato il siparietto a fine partita, non so se l'avete vista, tra l'altro l'ha anche detto lui all'intervista, che Inzaghi si è avvicinato, no? E gli ha detto praticamente: quando vedo che non salti più l'uomo ti devo cambiare perché ti vedo in affanno, no? L'ha ridetto anche all'intervista a Bastoni, cioè chiaramente sorridendo. E quindi secondo me un'ottima partita di Bastoni. Vabbè, su Barella io non so più che cosa dire, lo sapete, è inutile che io ripeto sempre le stesse cose, cioè secondo me è fondamentale, lui è stato il perno di tutto il centrocampo, secondo me, come al solito, come ho già detto l'altra volta. Vabbè, Mkhitaryan anche, mi è piaciuto, Çalhanoğlu, cioè meno brillante del solito, comunque meno incisivo, chiamiamolo come volete, però secondo me Barella, cioè, si è preso tutta la squadra sulle spalle, secondo me. E basta, per il resto ottimi cambi, nonostante penso le perplessità di più di qualcuno, e quindi niente, sono contenta, meno male per il secondo gol, perché sinceramente mi stavo già immaginando ovviamente un pareggio alla fine di destro, mi stavo immaginando le cose peggiori che potessero succedere, non che devi, lo so che non cambiamo un cavolo. Però devi stare serena, perché comunque li asfaltiamo tutti, non c'è problema. Sì, però li vorrei asfaltare meglio, capito? Cioè, due, tre. Non bisogna sempre sparare sulla croce rossa. Noi punto a punto li asfaltiamo tutti, non c'è problema. Io volevo spendere due parole, perché ce l'ha accennato pure Vincenzo, è il nonno, sul caso Acerbi, no? Sì. E io sono incazzato nero con molti interisti, lo devo dire, perché io posso capire che il milanista, il juventino, il napoletano debba parlare, perché dice la sua dal suo punto di vista, no? Ma molti interisti sono stati non garantisti nei confronti del ragazzo, dando per scontato che Juan Jesus dicesse la verità. Ora siamo nel 2024, ci sono 250.000 telecamere in campo, in ogni caso c'è un arbitro che redige un referto arbitrale, si è fatto un vero e proprio processo assistito dall'avvocato Cappellini, e questo a chi dice che la società ha lasciato da solo il ragazzo, non è vero. C'è stato l'avvocato dell'Inter a seguire la vicenda. Non ci sono prove. Ed è nel 2024, dove c'è una telecamera ogni 20 metri, c'è più telecamere che spettatori in campo, no? Vuol dire che quel fatto non è successo. Vuol dire che quel fatto non è successo. E nonostante ciò, io ho ancora sentito degli interisti dire: ma se lo ha detto
ha fatto una cazzata, grazie al cazzo se lo ha detto, ma non lo ha detto. Adesso, come avete fatto i video se lo ha detto, ha fatto una cazzata? Fate i video dicendo non lo ha detto, perché una persona è innocente fino a quando non viene condannata. Questo è il mio punto di vista. Adesso volevo sapere voi cosa ne pensate, che è un argomento molto delicato, cioè, però il ragazzo ha subito una pressione psicologica non indifferente. Io te lo dico subito perché l'ho detto anche prima, no? Cioè, per me la società ha fatto bene come si è comportata, perché magari molti tifosi, tipo, ecco, prima Fausto diceva che la società aveva lasciato solo il ragazzo, ma la società, lui intendeva forse qualche dirigente che ha parlato. Ha fatto bene a parlare così, hanno fatto bene a fare quello che dovevano fare, perché è così che si deve comportare una squadra, certamente non come ha fatto la Laurentiis. Per quanto riguarda la situazione, l'abbiamo detto anche, ma mi ricordo proprio esattamente se è stato tu il primo a dire, due giorni dopo la partita, che si andava a finire un bel terzo dove non veniva né squalificato Acerbi né squalificato Francesco. E così è stato, no? È questo che tu hai detto un po' di là e fa. È stata quello che abbiamo portato noi avanti poi sui social, no? Quello di difendere Acerbi su questo. Quindi anch'io la penso come te, c'è stata una soluzione. Non c'è stata nessuna prova che il ragazzo ha detto una cosa del genere, quindi va sotto, punto, basta. Poi andava sotto pure Juan Jesus, perché altrimenti lo dovevi squalificare, perché avrebbe fatto qualcosa di molto brutto. Quindi voglio dire, giusto così, va bene così, queste cose dovrebbero finire nel campo, perché troppo buonismo non va bene. Però questo poi è un altro discorso. Però tanto c'è Juan Jesus e Acerbi, io dico giusto così, abbiamo fatto bene noi a difendere. E sono d'accordo con te che molti interisti l'ho beccato in molti social, purtroppo niente, come nel calcio giocato, così come in quello di Acerbi, come quando si parla di Zango, si parla di Inzaghi, ci sono questi qui che non lo so, sono masochisti, che amano dire il contrario di tutto quello che si dovrebbe dire da parte di un sposo. Io capisco il fare le visual, posso capire tutto, però fare le visual su certi argomenti è un qualcosa che fa veramente schifo. Cioè, fare le visual sfruttando argomenti tipo il razzismo è un qualcosa che fa veramente schifo, ragazzi. Luigi, però non è che, allora, qui non è che hanno fatto soltanto visual, qui si parla anche di un discorso che c'è chi, mettiamola sul profilo ideologico, no? C'è chi si sforza ad essere politicamente corretto. E allora, seppur io faccio la premessa e lo sai come la penso sul razzismo, se Acerbi fosse stato razzista, la prima cosa che avrebbe fatto è: io non vado a giocare nella squadra dei cinesi. Avrebbe usato questo termine. Ma per i soldi si fanno queste cose. Aspetta, avrebbe detto io a Thuram la palla non gliela passo perché Thuram è nero, con Dumfries non gioco, Pavard con me accanto a me non può giocare perché è gay. Questo è il razzista. Questo stai dicendo tu, perché questo è il razzista, perché il razzista non fa distinzione tra maglia nerazzurra o maglia giallorossa, rosso-nera. Il razzista, quando vede uno che è gay o quando vede uno che è nero, comunque, a prescindere dalla maglia che ha, lo va a puntare e lo va ad insultare. Quello che è successo ad Acerbi è stato completamente diverso. Acerbi avrà detto qualsiasi cosa, ma ci sta in campo. La cosa assurda è che molti interisti, magari anche schierati politicamente in una certa area, hanno iniziato, per essere politicamente corretti, hanno iniziato a dire: no, ma sai, però se Acerbi ha detto questo va squalificato, perché noi siamo interisti, siamo fratelli del mondo, non andava bene così.
Seconda cosa, chiarisco la posizione che ho io sulla società. La società, appena Juan Jesus ha detto quella cosa, ha fatto quel comunicato, visto che tu Inter hai ammesso in ridicolo Acerbi, tra virgolette, Juan Jesus, siccome Acerbi è un tuo tesserato, tu lo difendi, a prescindere se poi è colpevole o no, ma comunque tu lo difendi uscendo con un comunicato dicendo: fino a prova contraria, appunto, noi siamo tanti, e fin quando non verrà provato che Acerbi ha detto quelle cose, per noi Acerbi rimane comunque una persona che non è razzista. Questo è perché sui giornali, sui social, su tutte le cose, da tutte le parti, la Repubblica, il Corriere, la Gazzetta, dell'altro giornale di satira, tutti quanti hanno disegnato Acerbi come fosse un razzista. Questo non è. Oltretutto, ripeto, c'è stato anche un fatto che a molti è sfuggito. Juan Jesus, che non aveva testimoni, nemmeno Di Lorenzo del Napoli è andato a testimoniare, ma nemmeno Juan Jesus stesso si è presentato davanti al giudice sportivo per dire sì, lo ha detto veramente. Al di là di questo, no, se oggi poi in campo non possiamo utilizzare parole del tipo di faccia nero, anche ironicamente, o comunque insultare, io ricordo che una curva della Roma ad Acerbi gli ha detto: devi morire, devi morire, devi morire, e la curva non è stata assolutamente colpevolizzata. Io ricordo che c'è un certo Gatti che dava pugni al giocatore del Verona che era nero, che è nero, e gli diceva: tornatene in Africa, e a Gatti non è stato fatto nulla. Quindi se le cose sono di campo, rimangono in campo. Dal mio punto di vista, ripeto, il razzismo è completamente un'altra cosa. Poi se ci si vuole sforzare ad essere politicamente corretti è un altro discorso. Se poi posso interromperti sul politicamente corretto? Aspetta, perché... un attimo solo. Se poi Malagò, se poi tutti quanti gli altri dicono: però guarda, Acerbi dovrebbe farsi l'esame di coscienza, sinceramente io credo che in 20 anni Acerbi non c'è bisogno che si faccia l'esame di coscienza, perché non ha mai dimostrato di essere razzista. Se poi doveva essere squalificato perché giocava nell'Inter, questo è un altro discorso. Vabbè, io volevo fare un piccolo passaggio sul politicamente corretto, no? Cioè, politicamente corretto, ci vogliono le prove. Se non ci sono le prove, politicamente corretto, tu aspetti il verdetto. Questo vuol dire essere politicamente corretto. La società, anzi, aggiungo un'altra cosa, la nazionale, la FIGC e Spalletti devono chiedere scusa al ragazzo. Come no? Ma no, aspetta, vabbè, no, io non l'avevo aspettata, soprattutto, ragazzi, soprattutto, però Granina deve chiedere scusa al ragazzo. No, lo sai perché, Rita, lo sai perché dico. Sì, ma ragazzi, ma è normale, ma se c'è un processo in atto, è normale che in nazionale non puoi giocare, dai, ma era un amichevole di merda, cioè non era la qualificazione o... Vabbè. Lo tieni là, non lo mandi via, perché l'hai esposto... L'hai esposto alla gogna mediatica. Allora, anche queste cose sono cose importanti. Allora, sono cose importanti. Cioè, con quel gesto là hai esposto Acerbi alla gogna mediatica. E l'hai fatto passare per sono assista. Allora, secondo me, no, io non sono d'accordo su questo. Cioè, nel senso, prima cosa, questa vicenda è stata tutta narrata, secondo me, cioè ci sono vari controsensi, secondo me. Primo, io dico una cosa, e questa cosa io l'ho detta subito, io ero lì allo stadio, quando è uscita questa voce, io ho detto: ma scusami, se questo si fosse sentito così offeso dalle parole dette, dall'insulto, cioè, come giustamente ha detto Durama, lasci il campo, fai come Magnano, no, che rimani, sorridi, ti chiarisci, segni, vai all'intervista, tutto felice che hai segnato, perché questo è stato. Poi chiaramente gli hanno chiesto: ma cosa è successo con Acerbi? E lui ha detto: no, mi ha detto una cosa, ma sono cose di campo. Allora, se tu la cosa la vuoi fare finire là, questa cosa non la dici, o dici un'altra cosa. Io poi credo che dopo quell'intervista, come giustamente questa cosa me l'ha suggerita mio fratello, che non c'entrava un cazzo con l'Inter, ma che è juventino, e mi ha detto: Ri, secondo me lì poi, quando poi sono andati nello spogliatoio, il Napoli ci ha voluto mettere il carico da 90. Secondo me è stata proprio creata questa cosa a tavolino. Sì, cioè, sì, non a tavolino, sì. Cioè, giusto per diffamare quello che era successo. Perché per Juan Jesus la cosa poteva finire là.
quando è stato dopo, perché dice io ero allo stadio quindi non l'ho vista, subito dopo la fine della partita Juan Jesus ha fatto l'intervista dove poi ha detto questa cosa e lì poi si è incominciato ad aprire il caso mediatico. Allora io sono varie le cose che critico in questa cosa. Primo, secondo me tutto quello che è successo comunque va a discapito del giocatore, perché tu in queste due settimane hai dovuto sopportare di tutto. Primo, un processo alle intenzioni, cioè praticamente tu eri colpevole senza nessuna prova, senza, cioè è come se io dico che ho chiamato stronzo uno e l'altro mi dice no, mi hai chiamato stronzo tu, cioè è la stessa cosa, nel senso se tu, è la parola mia contro la tua, ok? Poi ci può anche stare che uno in un momento di gioco ha detto magari qualcosa che l'altro ha capito male. Io non lo so com'è andata. Il problema, sapete qual è? Che io ho trovato di cattivo gusto. Come al solito creano dei motivi per destabilizzare il nostro ambiente, per farci uscire da persone di merda, per farci uscire, perché dopo la Marotta League c'è tutto un susseguirsi di episodi, secondo me, per, non voglio dire per diffamarci, ma per destabilizzarci, io non lo so per cosa, saremo sul cazzo a tutto il popolo, non lo so, non so quello, probabilmente sì, la seconda stella sta andando di traverso più di qualcuno, perché non è possibile che ogni settimana ne esce uno. Ora, giustamente, come dite voi, questa è una cosa grave, ma soprattutto io me la prendo con questi titoloni, con i perché poi chiaramente non c'è solo il giornale, no? Ci sono i social che chiaramente non hanno fatto altro che fare meme, articoloni di Sport Media, settore Gazzè, di tutto di più contro questa cosa di Acerbi. Vuoi o non vuoi? Lascia stare che ora è uscito che non c'erano prove e tutto, ma tu il giocatore così te lo sei marchiato. Cioè è questo secondo me, capito? Cioè, no, io per quello penso, che sto dicendo. Cioè tu in quel momento comunque sia, tu hai rovinato l'immagine di un professionista. E guardate, senza, per non fare quella di parte, perché giustamente mi è stato anche detto, era Acerbi, fosse stato un giocatore della Juve te ne saresti fottuta. No, ho detto io, perché io ho detto la stessa cosa quando è uscito il caso scommesse. Quando è uscito il caso scommesse io ho detto la stessa cosa, ho detto. L'unica cosa era lì che c'erano stati delle indagini già in atto, no? Cioè, allora diciamo che si era capito che comunque Tonali e Fagioli, si è capito che era qualcosa più grave di un'insinuazione. Cioè non è che era Corona che se n'era uscita con la frase questi giocano e quelli gli hanno poi, e poi hanno aperto il processo, li hanno cacciati dalla nazionale. Anche questa cosa della nazionale. Dalla nazionale è facile dire sono stati Acerbi, è stato cacciato da Spalletti. Spalletti ha usato parole, delle signore parole su Acerbi, ma giustamente in una situazione del genere in cui volete o vuoi o non vuoi, ragazzi, il giocatore non era tranquillo e secondo me ha fatto bene, cioè era inevitabile, ma non è che l'hanno cacciato dalla nazionale, capito? Sono sempre i termini che fanno la differenza. Acerbi è stato allontanato da un amichevole di merda semplicemente perché stava per nascere un, tra virgolette, processo, chiamiamolo come volete, quindi anche secondo me per tutela del giocatore stesso, capito? Cioè ragazzi, quello gli hanno insultato la moglie, gli hanno minacciato di morte i figli e tutto, doveva andare negli Stati Uniti a fare l'amichevole. Dai ragazzi, questo è successo, cioè non era, non aveva, ma non sarebbe stato neanche lui tranquillo, capito? Cioè io la vedo così, non è che l'Italia ha detto puliamoci la coscienza e questo togliamocelo dalle palle, raga, non è andata così, capito? Cioè è diverso secondo me, rispetto al calcio scommesse, ripeto, che c'era qualcosa di più solido, ma anche lì è stato, sono stati brutti titoloni, cioè poi, ripeto, lì probabilmente le prove c'erano già, perché altrimenti non sarebbe uscito così, no? Ripeto, non è che era un giornale che voleva fare lo scoop, allora ha scombussolato l'ambiente, e lì probabilmente c'erano delle cose più concrete. Però secondo me la cosa brutta di tutta questa situazione è che hanno alla fine marchiato un giocatore che voi non vuoi, questa cosa ormai se la porterà, ragazzi, se la porterà, è così, cioè se la porterà, e lo schifo è che comunque hanno addossato delle colpe ad una persona soltanto perché un'altra l'ha accusato di una cosa che o ha capito male o se l'è inventata. Cioè io su questo non dico niente, perché io con Gesù non lo conosco, mi ha fatto un cazzo di chi è. Cioè poi se l'è potuta inventare. Ma al di là di questo, tu comunque però a me mi hai rovinato l'immagine, me l'hai rovinata. Cioè io questo penso, e meno male che la prima partita l'abbiamo fatta in casa, secondo me. Ora probabilmente poi se questi cretini non andranno avanti con le diffamazioni e le cose, finirà, no? Cioè sarà una cosa che poi si chiuderà. Come si è chiusa all'epoca, ho trovato poi, tra l'altro, scusatemi, poi chiudo perché non voglio fare i monologhi, una cosa di cattivo gusto quello che ha fatto il Napoli. È stata proprio una sceneggiata napoletana.
quello che ha fatto il Napoli dopo la sentenza, che tu lo potevi dire in un altro modo, potevi dire va bene Acerbi, sì, non c'erano prove, noi comunque crediamo al nostro giocatore, ma non a dire noi non crediamo allora nella giustizia, cioè capito, hanno usato toni pesanti secondo me, cioè hanno fatto insinuare che questa cosa è stata coperta, ma tu che ne sai, cosa ne sai? Capito? Cioè magari quello Rida, ho capito male, punto. Cioè questo no, Rida, secondo me questa, hanno fatto questa cosa qui a Napoli anche per ripicca il fatto che Marotta magari sia riuscito a prendere Zielinski a zero e quindi di conseguenza... Ma in generale... Vabbè, ma questa ragazzi c'è... Ma no, io non credo più in questo, quanto più per una forma di protagonismo. E la realtà, poi mi taccio, scusami, finale. Posso dire una cosa? Vai, Vincenzo, vai, dopo dico la mia, vai. A me è sembrata la classica situazione puramente mediatica creata dal Napoli, perché non... De Laurentiis non è nuovo a queste cose, ha provato prima con la Juve dandogli dei ladri che non dovevano partecipare al campionato del mondo e che addirittura l'avrebbero denunciati, poi la cosa è e poi ha provato con gli insulti a Sky e a DAZN eccetera eccetera. De Laurentiis è un bullo, è un bullo pulcinella, è un pagliaccio. È un pulcinella bullo, pulcinella è un pagliaccio bullo perché c'ha questi modi di fare da bullo e va cercando costantemente lo scontro diretto perché lui si aspetta che poi si crei quella polemica in cui lui gioca in casa. Di fatto lui deve nascondere quest'anno un'annata terribile dove ha fatto delle minchiate allucinanti e deve cercare, e non ci sta riuscendo granché, di far passare in secondo piano tutte le cazzate che lui ha fatto. Scusami, Vince, anche di spostare l'attenzione su altro, no? Questo sto dicendo. Allora, esatto. Questa storia non sarebbe mai iniziata se non fosse stata per il Napoli stesso che l'ha fomentata, tenendo conto di un fattore, che la stampa non aspettava altro, ma non perché la stampa ce l'abbia particolarmente con noi, perché la stampa non aspetta altro che ci possa essere materiale su cui sfogare tutte le polemiche possibili e immaginabili. E questa cosa è stata una cosa messa alla stampa su un piatto d'argento dal Napoli, e ce ne siamo accorti con il comunicato che ha fatto dopo la decisione, perché l'obiettivo qual era? Quello di creare una gogna mediatica, che agli italiani piace tanto creare le gogne mediatiche dove ci si sostituisce i giudici, per cui già si danno sentenze. Basta vedere anche i casi di cronaca nera, ci sono, no? Prima ancora che escono, che si fanno i processi, già si sanno i colpevoli, già tutto stabilito. E è una cosa che piace molto, è un giochino che piace molto agli italiani, e in particolar modo agli italiani, a noi italiani, ma non solo noi italiani comunque. E quindi giustamente il responso del giudice sportivo non gli frega niente nessuno, perché quello che fregava le persone è poter dire Acerbi era colpevole, anche perché è un modo per pulirsi un attimino, ogni tanto far vedere che siamo brave persone e ce l'abbiamo contro quelli razzisti, come contro il terrorismo, come contro, no? Quindi è una cosa che a noi italiani piace fare, e la stampa questa cosa proprio non vedeva lo che succedesse e l'hanno cavalcata, a dispetto di un giocatore che ci ha rimesso tantissimo a livello personale, e io non credo che la sua immagine si sia rovinata particolarmente, perché queste cose, così come la stampa le crea, così si distruggono. E però rimangono invece, secondo però, me. Però guarda, Vince, ti faccio un altro esempio. Ha fatto chiudo, dico solo questo e chiudo il discorso. È chiaro che poi, nel momento in cui si crea il caso di stampa nazionale dove si parla solo di questo, ovvio che i tifosi che ci campano, non solo napoletani ma di tutte le squadre, interisti compresi, con i social ci campano. È chiaro che questa cosa se la sono macinata per 2 settimane in tutte le salse possibili, ma e questo è la conseguenza, voglio dire, ma non mi meraviglia, cioè ovvio, uno che campa di social, che questo fa,
cazzo devi fare? Allora, che a prescindere che ci credano o meno, perché sì, poi nella realtà dei fatti, di quello che dicono, ci credono poco, perché li vedi che sono lì con il copione scritto, no? Cioè, è cose fatte per trainare pubblico, like e quindi soldi. Detto questo, è una situazione vergognosa, ma perché indice di come siamo ridotti noi come movimento culturale d'opinione in generale, a che cosa ci siamo abbassati, a quale schifo ci abbassiamo ogni volta, e questo è a prescindere da Acerbi, da chi ci capita sotto e compagnia bella. E è un momento nero per la nostra cultura, perché se questo è combattere contro il razzismo, che per quanto mi riguarda non esiste il razzismo, perché non esistono le razze, è stato anche scientificamente dimostrato, quindi dire lotta al razzismo significa di fatto che tu accetti che ci siano le razze, quindi stai anche dicendo una grandissima cazzata biologica, anzi sei tu per primo razzista. Quando dici lotta al razzismo, non sono razzista, lotta al razzismo, vuol dire essere razzista, che se non fossi razzista, tra le altre cose, accetteresti la teoria scientifica, teoria di fatto, le razze non esistono. Quindi non esistendo razze, a massimo c'è discriminazione, ma non razzismo, sono due cose diverse. Però se mai vogliamo fare una lotta al razzismo, facciamo una lotta a culture delle persone, il razzismo non esiste, le razze non ci sono, siamo tutti la stessa cosa. Sì, ma non andiamo nell'ambito calcistico, quello che è successo non era questo adesso un discorso, tu stai facendo un discorso magari anche giusto, che però non è nell'ambito calcistico. Nell'ambito calcistico, secondo me, c'è stata la sceneggiata napoletana e siamo pienamente d'accordo che la Verendis ci ha zuppato il biscotto. Però il problema è che tutti quelli che hanno condannato senza aspettare la sentenza a Cervi, dopo non hanno avuto le palle per due motivi. Uno, perché se vai contro a Napoli che stava facendo una lotta per il razzismo, sarebbe successo magari qualcosa di sgradevole per discorrendo, magari non è il corretto, no? Ma il problema è che non hanno chiesto scusa da Cervi, hanno chiesto scusa a tutta l'Italia calcistica, dicendo, parlo dei giornalai, non dei social, dei giornalai, che dovevano, come hanno condannato Acerbi, così dovevano, quando Acerbi è stato assolto, dire, signori cari, abbiamo preso una cantonata, non ci sono prove, non sappiamo chi dei due dice la verità, punto. Questo ha fatto schifo, che non è successo. In Napoli, con quella pagliacciata l'ha fatta, anche perché nessun giornalaio si è permesso, della stampa o della televisione, nessuno si è permesso di dire, ragazzi, c'è stato un processo, che cazzo se entra adesso sta forma di pesa, di questa forma contro il razzismo che non c'entra un cavolo. Se sarebbe successo al contrario, ci avrebbero fatti neri, perché, e lì non sono d'accordo con te, la stampa da sempre ce l'ha con noi. Siamo noi che siamo troppo signori, che non rispondiamo a tutto. Per questo non devi stare zitto, Cocis, per questo dovevi... No, ma va bene. No, però ragazzi, non confondete, non confondete le cose, perché la società, ragazzi, scusate, la società non poteva intervenire, perché si fa così. Cioè, ragazzi, c'è un processo in corso, la società mette a disposizione gli organi legali della società per difendere il ragazzo. Il ragazzo poteva presentare pure il suo di avvocato, e invece la società, il povero Zhang, ha pagato di tasca sua, cioè fondamentalmente sta con le pezze al culo, però un debito in meno, capito? Parliamone. il discorso è questo, secondo me una persona è innocente fino a quando non viene condannata. La prova contraria. Cioè, quello è il discorso. Sì, quindi ma questa... tu come lo potevi creare lo scoop, Luigi? Non è normale. Io per questo, se tu ti ricordi, Rita, in quel periodo là, no? Quando sul gruppo si parlava, cioè scrivevo sempre questa frase, ma ancora date retta alle cagate, cioè, nel senso non nemmeno le seguivo, proprio perché
non trovo giusto dare adito ma... a quelle cose sì, là. Però il problema è che se tu ti connetti su Instagram, io seguendo miliardi di pagine, io non seguo gli youtuber, lo sapete, io seguo le pagine normali, è normale che era un continuo uscire notizie su questa cosa. Ecco, è quello che ha fatto schifo, Rita, è esatto, quello che ha fatto schifo. No, ma tra prima e dopo, prima e dopo la tendenza. Il paradosso è che ha avuto più risonanza mediatica questa cosa, dove comunque c'era di fondo un dubbio, rispetto a quello che è successo a Magnan, che ha lasciato il campo dopo gli insulti dell'Udinese, li ha mandati a cagare e se ne è uscito dal campo. Cioè se ne è parlato di più in questa fase rispetto a quella che era una cosa, cioè che non è che c'era, come vi posso dire, lì non c'era dubbio, lì è stato un fatto che è avvenuto, no? E quindi il giocatore giustamente ha lasciato il campo, io non sarei neanche rientrata un altro po'. Qui invece era un battibecco tra due giocatori che, come uno poteva dire sei un gay, e gli ha detto sei nero, ti faccio nero, lascia stare quello che poi è stato. E l'altra cosa è di chiedere scusa, ma figurati se tu un giornalista chiede scusa, che cosa doveva chiedere scusa? Che tanto la gente sai cosa pensa? Pensa che comunque Acerbi quella cosa l'ha detta e che non ci sono state il momento giusto della telecamera che... come ti posso dire, avvallasse questa cosa, ma cioè, no, ma questo no, ma ecco questo perché che non lo chiedono dice... scusa, capito? Non chiedono scusa, non... perché per loro no, ma i giornalai devono chiedere scusa a quello che hanno creato, noi tifosi, ma sì, ma quelli chi dicono, se ne quelli... frega che tifosi del Napoli, della Juve, quelli sai chi se ne frega, il nostro quelli mestiere lì. È quello, riportare le notizie, fare lo scudo, e beh dopo riporta anche la notizia che è stata tolta con tanta veemenza come l'hai portata prima. Quello che non paga, capito? Il problema, sai cos'è? È l'enfasi con cui poi queste notizie vengono riportate. Appunto, non paga, capito? È quello, ma non fa scoop dire caso Acerbi, nessuna giornata di scuola. Vabbè, quindi ha ragione Luigi, no? Lo sta dicendo da quando ha iniziato il discorso, ha detto che come è stato trattato il caso Acerbi per qualche visualizzazione, qualche vendita di giornale in più o qualche share in meno in televisione è vomitevole, è quello che purtroppo è una cosa, che fra questi c'erano molti tifosi nostri, quello ha fatto schifo pure, capito? Perché noi dovevamo, come abbiamo fatto chi veramente è tifoso, abbiamo aspettato la sentenza difendendo Acerbi fino a prova contraria, e nel momento in cui ragazzi, Acerbi viene assolto, noi siamo presi la nostra rivalsa. Il problema è che si fa è poi magari siamo una piccola parte, va bene così. Allora, è facile fare lo youtuber, andare a fare video, è facile per tutti, è facile far finta di essere tifosi o dichiararsi tifosi, cioè il tifoso non è quello ha vinto l'Inter, wow, cioè capito, essere tifosi è anche altro secondo me, e come dite voi è quello che sto dicendo, no? Esatto, no, ma io infatti sono d'accordo con quello che dici tu. Il problema è che io ormai non mi stupisco, perché se siamo in una società no, ma chi si stupisce? Noi stiamo rispondendo a una cosa che ha detto Luigi, no? Ma Cocis, ma ascoltami, ma fai soldi una decelebrata che guadagna non so quante volte più quello che guadagno io, per aver inventato, solo perché si mette una scollatura con le tette di fuori, una lingua, un alfabeto, come cazzo si chiama lei? Cioè, ma secondo te, ma se questa è la nostra città, ma di cosa cazzo vi meravigliate? Cioè, ragazzi, ma di cosa vi meravigliate? Se c'è gente che paga... questa celebrolesa per essere vista. No, qui non ci meravigliamo che i nostri tifosi, Rita, ci meravigliamo che i nostri tifosi. E ascoltate? Dai, vai. Ci meravigliamo che i nostri tifosi, purtroppo, non difendono né i nostri giocatori né la squadra, quello è il problema. Ma se già stiamo zitti, cioè se già la società sta zitta, ma chi sta zitto? No, la società ha fatto bene. Ascoltami, la società ha fatto bene. 5 minuti dopo che è uscito il comunicato del Napoli, tu devi difendere il tuo tesserato, tu società Inter, devi difendere ma il tuo tesserato. Perché l'Inter come società ha detto che era colpevole? No. Allora Fausto, questa cosa. No, allora no. Dire semplicemente che noi siamo garanti e fin quando non sarà questa cosa noi Fausto, ascoltatemi un attimo. Il decreto dopo la sentenza, infatti io stessa sul gruppo vi ricordate che dissi ma forse l'Inter dovrebbe rispondere, poi che cosa ho detto subito, non so se ve lo ricordate quel pomeriggio, ho detto ma tanto
l'Inter giocherà lunedì, lunedì gli faranno la domanda e infatti quello che è successo oggi, Marotta poi gliel'ha data là la risposta, senza fare show. Capito? Ma l'Inter non agisce, ragazzi. Ma l'Inter uno non agisce con questi mezzi mezzucci. Lì per lì, anche io ho pensato la stessa cosa di Fausto. Se vi ricordate quel pomeriggio, ho detto, ma questi perché non gli rispondono al Napoli dicendo face? Però effettivamente poi giustamente. Cioè un attimo di calma e dici tanto era ovvio che poi avrebbero intervistato Marotta oggi e quello gli dava la risposta il ben servito, giustamente. Forse è stato meglio, capito? Secondo me siamo stati più signori così, perché tanto Marotta, figurati se non lo sapeva che gli dovevano fare la domanda, cioè chiaro, è ovvio. Aspettate, prima è voi... ovvio, ma l'Inter ragiona, gliela faranno pure lui. Ma l'Inter da sempre ragiona in questo modo, cioè in tutte le situazioni difficilmente l'Inter vedi che se ne esce con i comunicati come fanno le squadrette di inferiori, no? Cioè l'Inter non ha questo modo di agire. L'Inter è una squadra, è una società seria. L'Inter non si presta al gioco mediatico, al botta e risposta via comunicati, che poi espone ancora di più mediaticamente il calciatore. Ma siamo andati a prendere... permettimi di dirti una cosa: non soltanto la società, ma anche l'allenatore non fa gli show come lo fanno gli altri. Ovvio, cosa sottolineata, ovvio, è tutto in linea. È tutto in linea. La cosa bella che l'Inter non è scontato, ma nell'Inter non è scontato nelle altre società, ma nell'Inter è tutto in linea. Infatti, la paura grossa che avevo era quando l'unica paura grossa che avevo con Conte era proprio questa, no? È la stessa cosa. Ma infatti lui lo fa nella Juve. Non c'è più lo stile Juve, proprio per questo. Ma noi Luigi Rita, no, tutti, no? Noi abbiamo avuto nella nostra storia allenatori che hanno fatto questo, no? Alcuni già allenatori che dal posto duro, come dicevano loro, i generali, no? Bersellini, Trapattoni, Mourinho, Conte, Herrera, ok? Ma come società l'Inter si è sempre comportata in questo modo e infatti la rabbia magari è quella lì, che se non ci fosse una stampa che noi abbiamo sempre avuto contro, il vero stile non è quello dei Gobbi, il vero stile è stata sempre l'Inter, a di là di qualche allenatore, è quello che fa rabbia. Ma mi meraviglia ancora oggi che qualcuno vuole che la società lavora e prende sempre le difese dell'Inter sempre in tranquillità, come ha fatto nella storia sempre e come lo stiamo facendo tuttora. Certo. Purtroppo abbiamo una stampa che ci sta contro, non da adesso, da una vita. Sono d'accordo. Ragazzi, io vi scusate ma vi devo salutare. Ma tra l'altro... Ma ok, ciao, prossimamente. Devo fare una telefonata. Carita, un bacio. Grazie, un bacio. Ciao. Allora, alla prima scudetto. Stavo dicendo, purtroppo su questa cosa ci possiamo fare ben poco, nel senso che è sempre così, è storicamente così, e non serve a nulla fare i comunicati, cioè i comunicati servono soltanto a buttare benzina sul fuoco. Allora, se noi vogliamo metterci al pari di questa gentaglia che fa in questo modo e getta sempre benzina sul fuoco alimentando questi focolai, allora facciamolo. Ma in realtà l'Inter non è mai stata così e non sarà mai così, non l'ha mai fatto per niente, figuriamoci adesso in una situazione talmente delicata come questa qua, perché voglio dire, la parola di uno contro la parola di un altro, ma siamo nel 2024, ripeto, ci sono più telecamere in campo che spettatori, c'è un arbitro che le dice un referto, sul referto dell'arbitro non è citata la situazione, evidentemente l'arbitro ha valutato la situazione e non l'ha reputata tale da essere citata nel referto. Cioè, ragazzi, l'arbitro ha il potere assoluto durante giorno della partita. Non mi ricordo quale famosa partita successo un qualcosa che la telecamera non aveva preso e dopo un massimo, mi sembra, uno o due giorni, uscì un video di un tifoso che aveva quell'immagine e lì fu data la condanna a quella,
a quella squadra, a quel giocatore. Adesso non ricordo bene il, proprio per questo dico che ci sono proprio, ragazzi, proprio per questo. Cos'era il Pisa, se non mi sbaglio, ma lì è... non mi ricordo bene, ma è capitato, vi ricordate, no? Che è capitato, sì, ma, quindi come dice lui è diverso perché lì c'è stato il fatto e i giocatori hanno sentito e hanno parlato e hanno detto, quindi nemmeno quello è stato fatto, quindi qui è diverso, qui non c'è né la prova che Acerbi ha detto quello che ha detto, non ci sono telecamere. Bravo. che zoomano il labiale di Acerbi, l'arbitro non ha sentito e per me Wayne Jesus è un mio pensiero, o ha capito male o ha detto una stronzata. Sono talmente garantista che secondo me Juan Jesus ha capito male. Pure secondo me. Sono talmente garantista che la penso in questo modo, però Juan Jesus ha capito male e questo è il motivo per cui non è stato squalificato, altrimenti la squalifica andava girata. Poi non è uscito fuori da campo, secondo me, perché una cosa è successa nel campo. Se magari sarebbe stato un gruppo di tifosi a dare qualche cosa, magari anche Jesus sarebbe uscito fuori da campo anche lui. Voglio dire, è successo con tanti giocatori, no, di coloro che l'hanno fatto, quindi l'avrebbe fatto anche lui. Ma essendo che è successo nel campo, e poi sappiamo quanto è successo, e dopo che non si è capito cosa è successo, scusate, dopo. Ibra? È un altro, perché gli altri della scimmia in campo e il labiale lì c'è, però il referto non hanno scritto nulla. Comunque è stata secondo me, come dite voi, anche montata d'arte per non parlare della guardia di finanza a casa Milan e per non parlare delle indagini. Anche l'altro giorno è uscito l'indagine sulla dicembre degli Agnelli, dicembre che tra l'altro controlla Fiat, Ferrari e Juventus, e soprattutto perché si stanno preparando a quello che sarà il processo Prisma, quindi per non parlarne di questo giustamente hanno buttato fango. Ecco perché dico, ogni tanto però qualche parolina l'Inter dovrebbe anche dirla su certe è sbagliato, perché alimenta le polemiche. Scusate, Fausto, cerca di capire questo concetto. È sbagliato perché alimenti la polemica, perché tu non hai una stampa che prende quello che dici tu, dici, l'Inter sta dicendo questo, quindi è così. No, tu hai una stampa che dice, vedi, l'Inter sta facendo così, quindi sta cercando di... girerebbe quella dichiarazione a loro favore contro di te. Ecco perché l'Inter non fa comunicati stampa. Perché è controproducente fare un comunicato stampa. Tu stai facendo un comunicato stampa contro il muro, quindi a che cosa serve? Tu sei sempre solo contro tutti, quindi se io vado a dire la mia contro chi, contro tutto il mondo che la pensa al contrario, quella mia dichiarazione viene rigirata e mi viene usata contro. Ma perché devo espormi alla gogna? Cioè, non ha senso. Lo so che a noi tifosi farebbe piacere, no? Vedere una cosa, ma siamo mosche bianche, perché la merda ce l'abbiamo all'interno. La merda più grossa sono i tifosi. La merda, non mi riferisco ovviamente alla tifoseria organizzata o ai tifosi veri, no? Io mi riferisco ai tifosi bla bla bla. Ai leoni da tastiera, a questi mi sto riferendo. Se tu pensi che Marotta ha detto una cosa pochi giorni fa, non mi ricordo adesso esattamente quando, che l'aveva detto anche 2 anni fa, finito il contratto con l'Inter, io lascio il mondo del calcio inteso per quello che faccio adesso in altre squadre, no? Tutti a dire, adesso lascia anche Marotta, Inzaghi non viene riconfermato, Zhang deve vendere perché è un pallito. Si è parlato di questo, ragazzi, vergognoso, ancora sempre da parte della stampa. E che fai? Gli vai a dire, Marotta gli va a dire, guarda, no, io non ho detto questo, oppure diciamo, ma guarda che Zhang non è che è indebitato a questo punto, ma andate a morire ammazzati, tanto comunque... non serve un cazzo, l'importante è che parla poi i fatti, la squadra più forte siamo noi. Vabbè, con un presidente detto, che non ha soldi, con Marotta che babbia,
con Inzaghi che va via, con Lautaro che non segna, con gli altri, con la tifoseria di merda, quella lì che siamo noi, tifosi veri. Va bene così, l'importante è che poi parlano i fatti. Guarda, l'unica cosa vera che abbiamo detto, fino adesso è Lautaro che non segna. Però vabbè, dettagli. Sorvoliamo su Lautaro che non segna, ragazzi, abbiamo fatto un'ora e un quarto di live. Dai. Sì, abbiamo fatto un'ora e un quarto di live. Io domani mattina mi devo svegliare comunque sia presto. Quindi niente, è stato bello passare in vostra compagnia questo meno 11 che ci separa dalla seconda stella. Potremmo dire anche meno 8 visto considerando il derby, però vabbè, il derby ce lo giochiamo. Sì, per me va benissimo, cioè figurati, ormai non so, cioè, qua non è questione di scaramanzia, cioè dovrebbe essere un suicidio di massa, diciamo, per non cucirselo. È un mese che ho acquistato ago e filo, cioè voglio dire, di che stiamo a parlare. Detto ciò, vi voglio bene, vi ringrazio di averci seguito fino a questa. Salutate la capolista. Giochiamo di lunedì un'altra volta. E noi giochiamo la prossima volta anche di lunedì. Giochiamo di lunedì, va benissimo così. Buonanotte a tutti, ragazzi. Sempre solo Forza Inter, ma soprattutto Juve merda, Milan merda. E salutate la capolista. Napoli. Buonanotte, ragazzi. Ciao, ragazzi. Buonanotte, Forza Inter sempre. Ciao, buonanotte. Ciao, ragazzi. Ciao.